Siamo qua in casa della famiglia Barbagallo Pittà, benvenuta la qui presente, ci ha spiegato che tra i suoi avi ci sono anche delle persone che hanno aiutato all'Unità d'Italia. E sono due patrioti, sono il padre e il figlio. Il padre era Barbagallo Pittà Salvatore, nato a Catania nel 1804 e morto purtroppo per volere dei Borboni nel 1837. Poi c'è Francesco, sarebbe il mio bisnonno, anche lui, poverino, anche lui è patriota, però diciamo non in maniera eclatante come era il padre, diciamo, lo è stato in maniera un po' di meno. Però mi ha fatto piacere, cioè mi fa molto piacere parlare di loro perché proprio poco fa, neanche, cioè poco fa, neanche un mese fa, sono stata a Catania dopo quasi 50 anni e la prima cosa che ho voluto vedere è stata appunto andare al cimitero e visitare la tomba dei miei avi. Cioè mi sono sentita come se, anche se giustamente non l'ho conosciuto, però me lo sono sentito molto vicino e in quel momento si può dire che abbia un po' ripassato la storia che noi abbiamo fatto sui banchi di scuola. Pittà Salvatore, tra l'altro era giornalista e aveva anche un giornale, esattamente, attraverso il quale poi tra l'altro dava delle, diciamo, delle informazioni un po' pericolose che poi tra l'altro hanno portato al suo martirio. Perché? Che cosa è successo? E lui fu fra i primi, fra le prime persone che volevano che Catania e diciamo un po' tutta la Sicilia fosse liberata finalmente dal dominio borbonico. Ecco, e quindi facevano anche ora che mi ricordo che ho letto, facevano anche delle riunioni clandestine, giustamente, perché non si potevano far vedere da nessuno questo. Però purtroppo non mi ricordo se forse uno degli amici lo tradì, purtroppo, e lui fu fra i primi poi a essere fucilato, appunto per questo suo carattere ribelle, ma così, ecco.